Sì? Armatruz! Hilfreiche Tatze! E i conigli parlino ora, che sono troppo codardi per affrontare i pirati con le armi in uno scontro armato. Siamo d'accordo? Forse tu e la tua ascia siete d'accordo. Ma usare un pretesto per infiltrarsi e poi seminare il malcontento è una soluzione molto più elegante. Io e te abbiamo una concezione diversa dell'eleganza, Kano. Io preferisco una negoziazione pacifica piuttosto che lo schinganni. Al tuo servizio. Sì. Sì. Sì? Che? Bene. All'attacco! Sì. Cos'è stato? Magia che trasforma creature di 20 metri quadri. Ma chi farebbe una cosa simile? Il fai che tazze! Sì. Attenzione. Sì. Per la barba di Andros. Lotta!
Sì? 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 All'attacco! Sì. Lotta! Cosa? Gna! Sì? Sì! Sì! Per la barba di Angros! Vai! Ha! Sagnaza! Per la barba di Angros! Cosa? Attenzione! Ha! Bene! Tuo servizio! Arrivo, arrivo! Ia! Crede di essere quell'Hackensack. Attacca il... Ehi! Cosa ci fai da queste parti? Sembra una testa calda. Potrebbe essere perfetto per i nostri propositi. Se vogliamo fomentare disordini, Matt Bravethorn è il nostro uomo. Ehi! Sto parlando con te! Cosa vuoi? Non so se ho voglia di parlare con te. E così saresti così abile in battaglia. Dove l'hai dimostrato? E chi sei? Può darsi. Cosa suggerisci? E tu cosa ci guadagni? Va bene. Ma se non mi piace la tua idea, non è un problema mio, d'accordo? Sì.
Sapevo che quel babbeo avrebbe creduto a qualunque cosa gli avessimo detto. Bene, vediamo cosa riusciamo a scoprire. Ancora tu? Cosa vuoi? Se proprio devi, vai avanti. Ah, crede di essere migliore di noi col suo sangue blu. Era un carpentiere navale quando l'abbiamo recuperato con la sua chiatta al suo primo viaggio. Ridicolo! Salve, salve! Chi è? Ehi, voi! Sembra che qualcuno voglia donare i propri beni a noi poveri vagabondi. Silenzio, pidocchioso! Non hai l'autorità per decidere come trattare i forestieri. Che visita inaspettata per i 12 dei! Salve! A cosa devo l'onore? Sembra che la tua fretta precluda una conversazione civilizzata. Bene, come vuoi tu. Permettimi di chiederti perché sei qui. Questo pirata non è violento come gli altri. Lo percepisco. Sono certa che sarebbe aperto a trattare. Chiarisci subito che vuoi negoziare, così potremo agire liberamente qui. In questo modo avremo un asso nella manica se il mio piano non va in porto. Interessante, ti ascolto. Potrebbe funzionare, ma dimmi, quali sono le tue motivazioni? Apprezzo la tua onestà, piuttosto rara oggigiorno. Stiamo calmi. In teoria, cosa ti impedirebbe di riferire alle autorità la nostra attuale situazione? Vedo che ci capiamo. Parla con l'equipaggio se ti va. Non voglio più problemi di quelli che mi stanno già dando gli elfi. Ehi, tu chi sei? Oh, puoi chiamarmi ragazzo. Mi chiamano tutti così. Ero a miglia di distanza. Cos'è successo? Devi proprio? Ci sono già abbastanza lingue lunghe qui intorno. Ho una domanda. Di cosa si tratta? Perché non possiamo rapinare questi stranieri? Non possiamo fare questi stranieri. Beh, siamo in una situazione di salute, quindi ricordiamo. Pensavo che il nostro piano potesse diventare ricco. Non è così. Sì, ma abbiamo un incarico speciale da portare a termine qui. Ed è la nostra priorità. È importante. Stai indietro. Non voglio parlare con te. C'è il capitano. Meglio che quel tesoro eltrico meriti tu. Salve. Hai parlato con gli elfi? Certo, ti ascolto. Cosa? Devo aver capito male. L'hai detto davvero? Certo, ti ascolto. La prospettiva di arricchirsi velocemente ha i suoi lati negativi. La nostra tattica non tenne conto dei mercenari. Dopo che la nave venne abbordata, mi trovai circondato, ma io so come usare la mia spada. Persi la mia mano, ma la mia vita era salva. Certo, ti ascolto. Così non ne caviamo un ragno da un buco. Lasciami solo mentre penso un po'. Ehi, dove finite il tuo slobber? Direi che... C'è qualcosa che... Cosa c'è? Sembra che tu abbia bisogno di aiuto. Cosa intendi dire? Sei intelligente, eh? Ogni tanto qui succede qualcosa, ma non credo che siano cose di tuo interesse. Non saprei. Lo credi davvero? Io no.
io vado d'accordo con i miei compagni. Guardati intorno. Se mi torci un solo capello avrai addosso tutto l'equipaggio. Quindi fai attenzione. Non posso mica andare a sbandierare i segreti altrui. Gala cosa? Non so di cosa parli. Ma noi non parliamo di donne come... accidenti. Va bene, hai vinto, ti dirò tutto. L'equipaggio non è di ottimo umore per varie ragioni. Un sacco di compagni sono arrabbiati col capitano. Vogliono una parte maggiore del bottino. E poi... se stai organizzando un piano contro gli elfi, dovresti lasciarne fuori Alma Nera. Non ci si può fidare di lei. Shadow Fox dice che deruba persino i suoi compagni. Basta guardarlo in faccia. Magari ha beccato una freccia elfica sulla schiena. Forse. Quando muori, muori. Non importa come. Dice vantandosi e giocherellando con i suoi coltelli. Se sei così coraggioso, perché non vai a cercarlo? Come faccio a se vivo l'elfo con armi senza freccia? Però a dirgli che sto dando un'occhiata in giro. No. Ehi, marinaio d'acqua dolce, cosa vuoi? Allora ti auguro di risolverlo, così ce ne potremo andare da qui. Forse potrei, se sapessi qualcosa. Chiedi a Cro, lei è esperta nel divulgare le ultime notizie. Non posso farlo, donna. Ho una scommessa in corso, sai? Non ho intenzione di mollare tutto solo perché Slobber è bloccato nel fango. Quindi ricorriamo a metodi insoliti. Capisco. Pensavo che il nostro piano fosse di diventare ricco. Ah, quale buon vento. Cosa c'è? Sì, raccontiamo storie di marinai. Hanno tutti gli orecchi aguzzi. Sono dei saputelli arroganti, tutto qui. Ma dicono che chi onorerà Raya con loro vivrà 10 cicli di più. Ricordalo se ti capita. Cro, ho sentito bene? Smetti subito di parlare di questioni interne, o non sono stato abbastanza chiaro? No, capitano. Perché non parli prima tu con me? Voglio delle risposte. Sì, abbiamo un incarico. Oh, sei di nuovo tu? Sì, raccontiamo storie di marinai. È uno snob arricchito, quello lì. Beh, almeno è così che parla, tutto elegante e altezzoso. E potrebbe essere un po' più generoso quando condivide il bottino, il signor Pietramulino. Cro, ho No, capitano. Sì, capitano. Oh, sei di nuovo tu? Sì, raccontiamo storie di marinai. Quello è tutto l'opposto del capitano. Pensare a fare piani a lungo termine non è esattamente il suo forte, ma è forte in battaglia. Però non ci è ancora tirato fuori da questo guaio. Cro! No! Così non ne caviamo un ragno da un... Oh, sei di nuovo tu? Sì, raccontiamo storie di marinai. Ah, l'ho preso a botte e ora è seduto lì e mi guarda male. Ma se non si difende resterà mozzo. Così va il mondo. Cro! No! Un attimo! È sempre lo stesso. Piano vuoto. Eh? Cosa diavolo vuoi? Stiamo affondando sempre più nella palude, che altro? Cos'è questa domanda stupida? Per essere precisi, stiamo aspettando che il capitano decida una volta per tutte la nostra prossima mossa. Ma credo che se Efferd non gli manda un piano, salperemo presto. Possiamo... Eh? Cosa diavolo vuoi? Per me niente è un piacere, per come vanno le cose. Fatti gli affari tuoi, non racconto i fatti nostri agli estranei. Cosa ho fatto? Non importa, qui le cose vanno male. La stiva è piena e sai cosa aspetta all'equipaggio? Poco, troppo poco, per non parlare. Qualcuno sta rubando. È peggio del porto di Avina. E ai suoi stessi compagni, dove andremo a finire se i pirati derubano gli altri pirati? Ma io ho i miei sospetti. Ci puoi scommettere? Guarda Alma Nera lì dietro. Evita continuamente il resto dell'equipaggio e non parla con nessuno. C'è qualcosa di sospetto in lei. Qualunque cosa succeda, io sono pronto ad affrontare il ladro. Il mio nuovo pugnale terrà lontano quel farabutto.
Ci puoi scommettere. L'ho preso da un mercante ambulante tulamida. Lui non sapeva cosa farsene. Non troverai un pugnale migliore sul fondo del gran fiume. No, non ha senso. Come facciamo ad arrivare da qualche parte senza fare niente? Hai mai aspettato tra le case che passasse una chiappa? Volte la preda ad aggiungere. Non al contrario. Allora? Come Moorbridge il giorno di Prius. Che noia! Beh, c'è sempre qualcosa con cui divertirsi. Ma perché dovrei parlartene? Sciocchezze! Mentre tu origli qui, anche gli elfi stanno ascoltando e affilando le loro frecce. Un'offerta che non posso rifiutare. Vedi quel ragazzo? Ne ha fin sopra i capelli. Se Crow se la prende di nuovo con lui, le cose si faranno interessanti. Oh oh! Sto raccogliendo scommesse su chi schiaffeggerà prima il ragazzo la prossima volta che risponderà male. Oh 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 oh. Anno Ghigno ha già quel tic all'angolo della bocca. Sputaci su, fammi vedere i soldi. Perché non possiamo rapinare questi stranieri? Non facciamo affari con gli stranieri qui. Beh, siamo in una situazione tuo servizio. Abbiamo un ragno da un buco. Lasciami solo mentre penso a un piano.